Allora, di nuovo in diretta, come al solito, la solita interruzione, quindi aspetto ancora qualche secondo per darvi la possibilità di collegarvi. Per chi si sta collegando per la prima volta, nel video immediatamente precedente, che quindi trovate nel mio profilo pubblico Facebook, ho spiegato quelle che sono alcune novità molto molto importanti nel settore del legno, quindi nuove possibilità tecnologiche. Biocombustibili dal legno, filato tessile dal legno e materiale plastico derivante dal legno. Come stavo cercando di spiegare, in Italia noi utilizziamo il 20% di quello che il bosco cresce ogni anno. Ogni anno noi sfruttiamo solo il 20% dell'accrescimento, si chiama così l'accrescimento annuo, contro una media europea del 60%. Questo ci costringe a importare moltissimo legname perché siamo forti consumatori di legname sia per il settore arredamento e ancora di più per il settore legna da ardere, pellet per legna da ardere ne importiamo moltissimo. Solo dall'Austria importiamo 6 milioni e mezzo di metri cubi, ma in generale l'85%, pensate un po', l'85% del legno che le industrie italiane lavorano o che viene consumato dai consumatori italiani è straniero, è legno dall'estero. Questa è una perdita economica enorme e quindi posti di lavoro che anziché essere qui in Italia per una corretta gestione, manutenzione e sfruttamento sostenibile del bosco, sono posti di lavoro che lasciamo agli altri, tra l'altro senza la garanzia che questo legno venga totalmente preso da foreste gestite sostenibilmente, perché naturalmente ci sono i marchi di certificazione, però non è detto, anzi l'esperienza ci insegna, che non tutto il legname che ci arriva dall'estero è appunto gestito da foreste sostenibili. Volevo darvi un altro paio di notizie perché qualche settimana fa ho contattato il Politecnico di Torino perché il Politecnico di Torino sta sviluppando una nuova cella fotovoltaica basata sulla perovskite. Se ne parla molto perché è una tecnologia estremamente promettente. E allora mi hanno raccontato una storia veramente poco simpatica, nel senso che loro alcuni anni fa, o meglio, l'anno scorso, sempre il Politecnico di Torino aveva messo a punto un nuovo tipo di elettrolita per le batterie ricaricabili al litio con grossi vantaggi rispetto al modello attuale. L'hanno pubblicato nelle riviste scientifiche, l'hanno pubblicato un po' in lungo e in largo, sperando di trovare industrie italiane che li finanziassero per passare dal prototipo a un qualcosa di industriale, perché ovviamente l'università crea prototipi, non arriva nella fase di industrializzazione, lì ci vuole l'intervento finanziario, appunto il finanziamento di qualche industria. Hanno pubblicato la loro ricerca, vantaggi assolutamente evidenti, dall'Italia nessuna risposta. Chi si fa avanti? Si fa avanti la Toyota. Si fa avanti la Toyota, acquista i diritti di sfruttamento del brevetto, adesso non mi ricordo se i diritti di sfruttamento o il brevetto completo, e adesso questa tecnologia il Politecnico la sta mettendo a punto per la Toyota ed è una tecnologia sulle batterie, quindi un settore nel quale anche noi italiani avremmo qualcosa da dire, ma purtroppo così non è successo. Ora in generale voi sapete molto bene che non c'è un raccordo sufficiente tra università e industria. Non abbiamo quel modello tipo statunitense, tipo tedesco, tipo di tanti altri paesi che permetta una vera sinergia, un ciclo virtuoso appunto tra la ricerca pura, la ricerca applicata e poi l'industrializzazione. Da sempre io sto cercando di dialogare con entrambe le parti, quindi le università da una parte e le industrie dall'altra, facendo
Faccio presente che ci sono molte tecnologie fortemente innovative. Ho fatto l'esempio del fotovoltaico a perovskite, appunto, che sta sviluppando il Politecnico di Torino, che è anche attualmente alla ricerca di finanziamenti. Ovviamente, non solo quello, sta sviluppando anche le vernici, quelle trasparenti, le vernici trasparenti per pareti, per finestre. Quindi vernici in grado di convogliare su delle piccole cellule fotovoltaiche, appunto energia elettrica, però appunto ha bisogno di finanziamenti. E questo prendo spunto da questo esempio di questo determinato Politecnico, però per sollecitare le aziende, le imprese italiane a essere più attente a quello che la ricerca e sviluppo, l'università italiana è in grado di fornire. Io mi metto a disposizione, sono a disposizione sia delle università sia delle industrie. Se c'è bisogno di fare un attimino da trade union, sono a disposizione, però naturalmente è l'industria italiana che deve guardare di più alle eccellenze che abbiamo al nostro interno. Sto dialogando con altri centri di ricerca per cercare di facilitare lo sviluppo appunto di queste nuove tecnologie, perché ricordiamolo, io sono il primo a essere convinto, un paese si sviluppa più o meno fortemente e riesce a contrastare la concorrenza estera quanto più la sua tecnologia di base, quanto più la sua tecnologia di eccellenza è sviluppata. Quindi, come vi ho dato queste brevi notizie con questo video e quello appena precedente, continuerò a fornirvene ancora. Sollecito le industrie e le università a collaborare di più. Se c'è bisogno di qualche aiuto, come Movimento 5 Stelle, noi tutte le tecnologie che sono green, che sono di sviluppo di efficienza energetica e fonti rinnovabili, riciclaggio, bonifiche, siamo fortissimi anche sulle bonifiche. Passaggio dalla petrolchimica alla chimica verde, queste sono tutte tecnologie sulle quali il movimento punta moltissimo. Siamo a disposizione se c'è bisogno di collaborare con le varie parti in causa. Quindi, ai ricercatori rinnovo la mia disponibilità, ai vari politecnici per sentirli. Con le industrie è da inizio legislatura che ci stiamo parlando. Cercheremo di approfondire ancora di più il dialogo, però direi che già ci conoscono come ottimamente presenti in questi settori. Quindi grazie a tutti, se lo ritenete interessante condividete questi video, mi raccomando soprattutto anche il precedente, perché la notizia in senso stretto, le notizie tecnologiche le ho date nella prima parte del video. Grazie, adesso vado a un altro incontro, sempre sulla riforma costituzionale. Vorrei parlare solo di lavoro, solo di tecnologia, ma purtroppo dobbiamo parlare anche di questo enorme pericolo per la Costituzione, perché questo è un enorme pericolo per la Costituzione e la democrazia. Quindi grazie a tutti e alla prossima.